1919-1925, anni di contrasti. La guerra 15-18 non ha risolto grossi problemi dell'ancor giovane Stato italiano. Le trattative di pace anzi li hanno complicati. Gli ex combattenti sono insoddisfatti. D'Annunzio li guida a Fiume. Il fascismo raccoglie tutti gli scontenti. D'Annunziani, futuristi, nazionalisti, dilettanti della politica, burocrati, industriali, agrari, piccoli borghesi, o per spirito di avventura, o perché allettati dalle parole di disciplina e di ordine, cedono all'infatuazione della camicia nera, delle spedizioni punitive, del duce. Orgia di gagliardetti, di saluti romani, di cortei, di portamento marziale. Il fascismo si prepara a far scomparire ogni coerenza del diritto pubblico e la libera vita politica in Italia, fino al disastro della disfatta finale. A chi non intende piegarsi, rimane aperta la via dell'esilio. L'ultima visione di Torino, attraverso la botte di vetro traballante che va nella neve, dominante l'enorme mantello del vetturino, che è l'ultima sua poesia. Saluto di nordico al mio cuore di nordico, ma sono io nordico. E queste parole hanno un senso. Valgono per la polemica queste antitesi dottrinali, e anche di gusti, di costumi, di ideali. Mi sentirò più vicino a un francese intelligente che a un italiano zotico. Ma quando mi proporrò delle esperienze intellettuali, quando li guarderò per la mia cultura. Ho sentito a Londra come io sia ancora attaccato alle cose umili, alla vita della razza. Io sento che i miei avi hanno avuto questo destino di sofferenza, di umiltà. Sono stati incatenati a questa terra che maledirono e che pure fu la loro ultima tenerezza e debolezza. Non si può essere spaesati. Io sento che la mia azione altrove non avrà il sapore che ebbe qui, che le sfumature non saranno intese, che non ritroverò gli stessi amici che mi capivano. Non mi importano i risultati, perché li accetto come misura della mia azione, di me. Bisogna essere se stessi dappertutto. Erano queste le parole scritte da Piero Gobetti sul suo taccuino mentre lasciava Torino diretto a Parigi il 3 febbraio 1926. 13 giorni dopo vi moriva per una crisi cardiaca. Aveva 25 anni. Chi era Gobetti? Parla un amico di allora, Carlo Levi. Non si può essere spaesati. Così pensava Piero Gobetti e lo scriveva sul suo quadernetto, lasciando Torino e l'Italia. Bisogna avere le proprie radici, scoprirle, renderle vere, oggi, ad ogni momento, nell'azione presente. Le radici della persona, le radici profonde di un paese che sono la storia vera e reale in quanto vissuta, inventata, realizzata. Per questo Piero Gobetti fu, io credo, un grande rivoluzionario, il maggiore forse fra gli uomini di cultura con Gramsci in quell'Italia del primo dopoguerra. La sua rivoluzione, il suo futuro, si rivolgeva al cuore antico degli avi, e per lui a Torino, al Piemonte, a una tradizione nascosta che la luce dell'oggi chiariva per la prima volta. Quella luce era quella dei suoi occhi adolescenti, nella Torino adolescente di allora. E qui, sotto questi portici, in queste strade e questi colli, la ritrovo, io che ho avuto il privilegio di viverla con lui in quegli anni lontani. Energie nove fu il titolo della sua prima rivista giovanile
di Gobetti, sedicenne o diciassettenne. Ma erano ancora informi forse, ma destinate a maturarsi ben presto nell'esperienza, veramente le nuove energie che si sentivano destinate a cambiare le cose. Le nuove energie che si affacciavano alla storia, quelle che in tutti i paesi iniziavano allora il mutamento del mondo e di cui Gobetti presentiva in sé la forza e a cui si preparava a dare coscienza. Egli diede a noi e alle generazioni seguenti, su un piano dove morale, cultura e politica coincidono, il senso fondamentale dell'autonomia, del valore creativo della libertà. Ma questo avveniva non come un insegnamento accademico né come una ricerca faticosa, ma come un fatto naturale, con la gioia quasi fisica e spontanea della giovinezza. Un giorno, sulla collina, vedevamo sotto di noi il Po, la città, la Piazza Vittorio. Mi disse: vedi, ora faccio un salto e mi trovo della dal fiume. E la cosa pareva vera, era vera in quel momento. Così Piero Gobetti, questo maestro della gioventù di ieri e di oggi, e per me anche il ragazzo che mi sfidava e mi vinceva alla corsa, o quello che castigava il teatro di allora, o che affrontava poi con animo sicuro, leggero e certo, la dura realtà, i mostri di allora, i loro difensori e i bastoni dei sicari, e si poneva come il primo assertore della lotta unitaria contro il fascismo e si disponeva a lavorare per il futuro senza compromessi o illusorie evasioni della realtà. Qui e dappertutto in questa città lo rivediamo. Tra queste colonne, sotto questi portici, con il suo paziente, creativo entusiasmo. Fu, fra tutti gli uomini che incontrai poi nella vita, la vera incarnazione della virtù prima del nostro tempo, del coraggio. E ci apparve sulla soglia della giovinezza con il suo lume sorridente. Perché, come ebbe a dire di lui Umberto Saba, con la penetrazione del poeta, egli fu la conferma vivente di quello che disse Nietzsche: il vero coraggio sorride. Tra gli amici che all'università e fuori gravitano attorno a lui, troviamo anche Ada Prospero, che sposerà Piero l'11 gennaio del 1923. Gli anni dell'università furono quelli in cui si consolidò e sviluppò la nostra amicizia, anche se ci conoscevamo già prima, perché abitavamo tutte e due nella casa di via 20 Settembre numero 60. Veramente io incominciai a frequentarla, l'università, 2 anni prima di esserci iscritta, un po' perché ero entrata a far parte di quel gruppo d'amici che gravitava intorno a Piero e soprattutto perché desideravo stare il più possibile con lui. Fu questo desiderio di stare insieme che ci spinse a un'impresa nostra comune di quegli anni, e cioè lo studio della lingua russa. Insieme andammo a lezione e ben presto incominciammo a tradurre. Il nostro primo autore fu Andreev, e infatti su Energie Nuove troviamo 2 novelle di Andreev, L'Abisso e L'Angioletto, tradotte da noi. Lo studio della lingua incoraggiò Piero a studiare il fenomeno della rivoluzione russa, e fu questo che costituì una componente di quella che fu poi la sua concezione politica. Un altro fattore determinante fu un fatto che avvenne nel settembre del 1920, e cioè l'occupazione delle fabbriche a Torino. In quel periodo io ero fuori Torino ed egli mi scrisse: qui siamo in piena rivoluzione. Io seguo con simpatia gli sforzi degli operai che realmente costruiscono un mondo nuovo. Non sento in me, per ragioni speciali che tu sai, la forza di seguirli nell'opera loro, almeno per ora. Ma mi par di vedere che a poco si chiarisca e si imposti la più grande battaglia ideale del secolo.
Allora il mio posto sarebbe necessariamente dalla parte che ha più religiosità e volontà di sacrificio. Il movimento è spontaneo e tutt'altro che diretto a scopi materiali. Si tratta di un vero e proprio grande tentativo di realizzare non il collettivismo, ma una organizzazione del lavoro in cui gli operai, o almeno i migliori di essi, siano quel che sono oggi gli industriali. Siamo dinanzi a un fatto eroico. Certo, può darsi che venga soffocato col sangue, ma sarebbe l'inizio della decadenza. E purtroppo fu proprio così. Fu una di quelle sue intuizioni quasi profetiche da cui pareva a tratti come illuminato. E mi pare che il contenuto della lettera serva a chiarire piuttosto bene quelli che furono veramente i suoi rapporti con Antonio Gramsci. E la loro collaborazione si concretò poi in quella serie di articoli di critica letteraria e teatrale che Piero pubblicò per quasi 2 anni nell'Ordine Nuovo Quotidiano. I suoi articoli erano audaci, violenti, iconoclastici, lanciava i suoi strali con grande disinvoltura e violenza anche contro opere, autori, attori che erano allora universalmente riconosciuti ed esaltati dalla critica e dal pubblico. A volte questi se ne risentivano, protestavano, reagivano e ne nascevano scontri, incidenti. Quello più clamoroso fu quello con Ermete Zacconi, che Piero non poteva soffrire per il suo verismo, quel suo torcersi le mani, piangere sulla scena, balbettare, tremare. Gli parevano fenomeni patologici che con l'arte non avevano proprio nulla a che fare. I suoi attacchi furono così continui e così spietati che alla fine l'attore, risentito, gli fece togliere dall'amministrazione del teatro in cui recitava la poltrona a cui aveva diritto in quanto critico teatrale d'un quotidiano. Episodio clamoroso che divise per un certo momento in due fazioni il pubblico e la critica torinese. E quando nel maggio del 1921 venne a Torino per la sua ultima famosa ripresa Eleonora Duse e recitò al Teatro Balbo con Zacconi, pretese che gli fosse restituita la poltrona e che fosse riammesso nei suoi diritti questo giovane critico per cui ella aveva tanta stima e simpatia. Ecco che arriva Gobetti, che sembra l'arcangelo Gabriele con la spada e con la lancia, esclamò una volta vedendolo arrivare nel suo camerino, così biondo, così esile e così ferocemente polemico. Il 1921 è anche l'anno del servizio militare e di nuove amicizie. Significativa e importante quella con il pittore Felice Casorati. L'intervista è di alcuni anni fa. Io lavoravo proprio qui in questo studio, questo piccolo studio. E combinazione. Questo quadro, che è stato per anni e anni lontano, è ritornato in questi giorni qui dentro. Era il primo quadro che Gobetti ha visto, il primo mio quadro. Naturalmente Gobetti ha voluto vedere tutto e si è gettato sui miei libri d'arte. E non sfogliava soltanto i libri, non guardava soltanto le riproduzioni, come facciamo un pochino tutti, lo faccio anch'io. No, lui leggeva tutti i testi, non solo, ma postillava ad ogni testo. Io ho ancora degli scritti di Gobetti sui libri che gli intestavo. E poi voleva naturalmente vedere tutto quello che si faceva e andava in tutti i musei. E ricordo, una volta, era la prima volta che andavo a Parigi. Arrivo di mattina e naturalmente corro al Louvre. In un angolo della prima sala del Louvre vedo l'Ada Gobetti seduta, addormentata, stanchissima. Giro
e vedo Piero con un libro in mano, con un taccuino, che aveva già girato tutto il Louvre, aveva visto tutto e faceva allora a me da maestro. È lui che mi ha portato in giro, che mi ha fatto vedere le scuole italiane, le scuole fiamminghe, eccetera, eccetera. Non solo, ma poi Gobetti ha girato nei musei di tutto il mondo. E non solo, ma preparava anche un saggio sulla pittura britannica, sulla pittura inglese. Ha voluto fare un saggio anche su di me. E il primo libro che è uscito sulla mia pittura, che io tengo molto caro, e che adesso è una rarità bibliografica. 12 febbraio 1922. Nasce la Rivoluzione Liberale. È il settimanale su cui Gobetti elabora una sua concezione originale e con cui si inserisce nel vivo della lotta politica italiana con l'intenzione di rinnovarla sostanzialmente. L'attività di critico teatrale, gli studi sulla pittura, la letteratura sono infatti per lui attività marginali. I suoi interessi principali sono di natura politica. Uno dei maestri di Gobetti politico è stato Gaetano Salvemini, che qui appare nell'unica intervista concessa alla televisione nel 1956. Quando nel febbraio del 1922 Piero iniziò la pubblicazione del settimanale La Rivoluzione Liberale, io salutai con gioia l'avvenimento e gli scrissi, rallegrandomi con me stesso, che Rivoluzione Liberale riprendesse il lavoro della cessata Unità. Non credetti di collaborare a Rivoluzione Liberale, prima di tutto perché non volevo assumere la parte di padre nobile davanti a un giovane che non aveva bisogno di nessuna protezione. E poi mi parve che dovessi risparmiare a Piero le noie che gli sarebbero venute dall'accusa di essere un salveminiano. Ma seguii sempre con attenzione affettuosa il lavoro che egli faceva. In verità c'era una differenza fra la vecchia Unità mia e la nuova Rivoluzione Liberale di Piero. Piero aveva interessi non solamente politici, ma anche filosofici. Io ero allora, come sono ora, come sono stato sempre in tutta la mia vita, cieco nato ai problemi filosofici e non capivo nulla nelle questioni che i filosofi discutevano in Rivoluzione Liberale. Ma non appena Rivoluzione Liberale affrontava problemi politici ben definiti, allora il mio consenso con tutto quello che i collaboratori facevano e che Piero dirigeva era incondizionato e aspettavo ogni numero con vera gioia. Per affermarsi fa ricorso sistematicamente alla violenza. Obiettivo primo delle squadre fasciste sono le case del popolo. Incendi, saccheggi. A Torino, in prima fila, Brandimarte guida le squadracce alle loro imprese teppistiche. Su Rivoluzione Liberale, Prezzolini propone una compagnia degli apoti, di coloro cioè che non la bevono, che non si mischiano. Gobetti risponde che bisogna invece creare una compagnia della morte per opporsi al fascismo. E vengono le adesioni da ogni parte. Nasce in questo periodo, in questa occasione, l'amicizia con il liberale padovano Novello Papafava. Ho incontrato la prima volta Piero Gobetti proprio qui in via Fabro. Mi pare per merito dell'amico Guglielmo Alberti, ma è stato un incontro fugace e forse non avrebbe avuto grandi sviluppi, poiché in un certo senso eravamo di origini mentali un po' diverse. Piero Gobetti, vero fervido studioso, pensatore, qui nella sua Torino, è vero, con esperienze, insomma, sebbene immediatamente, ma post-belliche. Io invece, proveniente dal fronte, avevo fatto un anno e mezzo di guerra, veneto, quindi molto, diciamo, innestato in quello che era stato il mondo della guerra, dell'intervento e della guerra. Viceversa,
Questa amicizia è diventata profonda ed impegnativa proprio al momento della marcia su Roma. È lì che ci siamo incontrati con una piena concordia di pensiero nel constatare l'assoluta negatività di questo evento politico. La marcia su Roma, amici, è stato un qualche cosa che oggi si dice che quasi tutti gli italiani hanno accettato. Reputo che questo sia un grosso errore storiografico, poiché ciò non corrisponde affatto alla realtà. Molti furono coloro che fin da allora compresero che sarebbe stato l'inizio di un'impresa del tutto negativa. E a questa idea parteciparono persone di orientamento ideologico e di pensiero politico ben diverso. E questo è un fatto di grande interesse, poiché al di là di quelle che potevano essere le diverse mentalità e i diversi principi, vi fu una concordia profonda fra tutti coloro che compresero che prima che quale base della vita civile di un popolo occorre il rispetto, è vero, dello Stato di diritto. In molti c'è stata proprio questa chiara percezione, la frattura, la fine dello Stato di diritto e dei valori risorgimentali. Su questo motivo Gobetti è stato estremamente fermo. La sua filosofia, i suoi orientamenti dottrinali potevano essere particolarmente orientati a un certo idealismo immanentista, che poi si convertiva in un'affermazione di libertà come un qualche cosa di perennemente liberantesi, come un'esigenza di schietto riconoscimento di energie nuove. Ma egli stesso, di fronte all'urgenza, di fronte al fatto storico, si è reso conto che veramente quei tali elementi che potevano sembrare da un punto di vista più elevato quasi elementare, quasi ovvio, una specie di liberalismo da ben pensanti, diventava invece l'oggetto primo di una difesa grave e di un'impresa rischiosa, di un qualche cosa per il quale, è vero, valeva la pena impegnare e dare tutti se stessi, diciamo pure impegnare anche la vita. Ma al di sopra, direi, e al di là delle affermazioni dottrinali, vorrei affermare che il maggior valore che abbiamo riscontrato in Piero Gobetti è stato questo. In un momento di particolare gravità per la storia d'Italia, è stato il giovane che ha meglio rappresentato, che ha meglio incarnato il principio uomini siate e non pecore matte. Mussolini è ormai al governo, ha accettato il compromesso con la monarchia, ma non è mutato allo stile fascista. Gli oppositori vanno soppressi, anche se sono deputati. Viene così preparato l'assassinio di Giacomo Matteotti, l'oppositore più intelligente e irriducibile tra i socialisti unitari. Matteotti, scrive a Gobetti un lavoratore ferrarese, era un uomo da affrontare la morte volontariamente, se questo gli fosse sembrato il mezzo adatto per ridare al proletariato la libertà perduta. E commenta Gobetti, autore di un saggio appassionato sull'amico scomparso. La generazione che dobbiamo creare è proprio questa, di volontari della morte, per ridare al proletariato la libertà perduta. Lo scandalo pare scuotere il fascismo, scrive Gobetti. Forse tra il giovedì della settimana del delitto e il martedì successivo sarebbe stato possibile sorprendere il duce e approfittare della sua paura. Le opposizioni si muovono, la Fucci organizza cortei, i parlamentari antifascisti formano l'Aventino. Fra gli intransigenti, Turati, Amendola, Albertini, Donati, Sforza, Buozzi, Modigliani, Nitti, Don Sturzo, Iacini, Mauri, e personalità quali Gallarati Scotti e Visconti Venosta. Ma Mussolini riesce a riprendere il controllo della situazione. Osa affrontare tracotante il Parlamento, diventato ormai il bivacco delle camicie nere. Riprende fiato e passa all'offensiva. Con due decreti nel luglio 1924, il fascismo praticamente abolisce la libertà di stampa.
E perché i decreti siano più efficaci, ancora una volta trionfano la violenza, le fiamme. Viene incendiata la sede dell'Avanti. Anche per la rivoluzione liberale, la battaglia si fa sempre più difficile. Diffide, sequestri. Gobetti non sfugge alle attenzioni che Mussolini riserva ai suoi oppositori. Ecco il dispaccio scritto di suo pugno dal Duce, inviato al prefetto di Torino. Mi si riferisce che noto Gobetti sia stato recentemente a Parigi e che oggi sia a Sicilia. Stop. Prego informarmi e vigilare per rendere nuovamente difficile vita a questo insulso oppositore governo e fascismo. Si scatena una campagna di stampa. Un violento articolo di Gobetti contro Mussolini e contro Delcroix fa precipitare le cose. Scrive Gobetti stesso. Venerdì 5 settembre scendevo le scale di casa mia verso le 18. Mi si avvicinò un individuo che mi chiese se io fossi Piero Gobetti. Cominciarono a percuotermi tutti insieme. In strada una folla assisteva prudente e impassibile alla lotta di uno contro una dozzina di aggressori. Anche oggi la gente che passa può essere prudente e impassibile, distratta, indifferente, ma respira la libertà. Una libertà tanto più preziosa quanti più sono stati coloro che per la libertà si sono sacrificati e non vengono dimenticati. A Torino, nella casa in cui Gobetti visse prima che gli venisse resa impossibile qualsiasi attività e la vita stessa, è sorto un centro studi a lui dedicato. Vi sono raccolte le sue carte, le sue riviste, la sua biblioteca, i libri che ha pubblicato come editore in poco più di 2 anni di attività. E tra i suoi autori troviamo tutti i nomi più significativi della lotta antifascista di quegli anni: Luigi Einaudi, Guido Miglioli, Francesco Nitti, Igino Giordani, Giovanni Amendola, Guido D'Orso, Novello Papafava, Mario Vinciguerra, Luigi Sturzo, Francesco Ruffini, Luigi Salvatorelli, Gaetano Salvemini. Su questi libri, sulle sue lettere, gli studenti approfondiscono i loro studi sull'antifascismo, su quel drammatico periodo della vita italiana. A dirigere il centro studi ritroviamo gli amici di allora o i seguaci delle generazioni seguenti: Novello Papafava, Ada Gobetti, Mario Fubini, Norberto Bobbio, Giorgio Agosti, Arrigo Olivetti. Ne è presidente Norberto Bobbio. Sono passati quasi 40 anni da che Gobetti lasciò questa casa e non è più tornato. Ma il suo spirito, i suoi ideali, direi di più le ragioni fondamentali della sua lotta, sono ancora vive. Io appartengo alla prima generazione post-gobettiana. Quando morì facevo seconda liceo. Ma ricordo ancora il giorno in cui il nostro insegnante di italiano, Umberto Cosmo, entrò sconvolto nella nostra aula e, spiegando il giornale che aveva sotto gli occhi, disse: una triste notizia stamattina. È morto improvvisamente a Parigi il migliore dei miei allievi, Piero Gobetti. Chi era Gobetti? Era la prima volta che ne sentivo parlare. Ma poi, quando entrammo all'università, sebbene il gruppo dei suoi amici fosse ormai disperso, l'ultima delle sue riviste, il Baretti, continuava ad uscire. E i miei compagni più maturi, maturi a 20 anni, come Ginzburg, Pavese, Mila, cominciarono di lì. Gobetti dunque continuava ad insegnare secondo la sua vocazione, il suo istinto, una vocazione, un istinto di cui aveva fatto un inflessibile dovere. E fu Augusto Monti che lo capì meglio di tutti, quando un mese dopo la morte, riunitisi pochi amici intimi intorno alla moglie Ada in questa stessa stanza, e c'erano Fubini, Brosio, Carlo Levi,
Umberto Morra, Passeren d'Antre, Guglielmo Alberti, disse lui, il nostro professore, alcune parole sul tema, lo scolaro maestro. E disse tra l'altro: terribile scolaro, ma utile scolaro. Anche i più alti dei suoi maestri sentirono soggezione di lui, e anche a lui son debitori della loro tenace fedeltà alle proprie idee. Ora il maestro è lui, e i maestri superstiti a lui sono i suoi scolari, e non possono essi non rifare con lui, maestro, quello che esso scolaro fece con loro, maestri. Non possono cioè non prenderlo terribilmente alla lettera. Potranno, se credono, sciogliersi dal voto di fedeltà a Piero quelli che erano soltanto suoi amici, ma quelli che furono o assai o poco anche suoi maestri non possono. L'ultima parola fu a lui: bisogna fare come vuol lui. L'insegnamento di Gobetti è tutt'altro che esaurito. I nodi della nostra storia ancora da sciogliere sono sempre quelli. La miglior prova è l'interesse dei giovani, dei giovanissimi, per il pensiero gobettiano. A contatto con questi giovani mi sono domandato più volte quale sia la risonanza del pensiero gobettiano nel loro animo. Direi così: Gobetti è stato un esempio di intransigenza morale, di sdegnoso rifiuto di ogni compromesso, di coerenza senza incrinature. Il suo ideale era quello di un rinnovamento nella libertà, in un'Italia più civile, più moderna, più giusta, di cui i giovani sono oggi gli ansiosi, inquieti e fiduciosi anticipatori. Questo nostro centro ospita ogni anno studenti che vengono da tutte le università italiane e anche da università straniere. Vengono a consultare le nostre raccolte, a cercare tra queste carte le testimonianze di un passato di cui vogliono essere non soltanto i custodi, ma anche i continuatori.